Aria pulita e salubre per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Anna Frank di Sassocorvaro Auditore, della primaria Borgo Massano di Montecalvo in Foglia e della scuola dell'infanzia di Tavoleto. L'assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici, Francesco Baldelli, ha inaugurato a Montecalvo in Foglia l'accensione degli impianti di ventilazione anti-Covid finanziati dalla Regione. Qui cresciamo, noi solitamente diciamo, il nostro futuro, invece stiamo vivendo il presente con i nostri ragazzi che garantiranno il futuro della nostra nazione, dei nostri comuni, della nostra regione per le prossime generazioni. Per questo dobbiamo garantire ambienti sicuri ai nostri bambini e agli operatori. Ecco perché questo istituto ha installato apparecchi di ventilazione meccanica controllata in grado di abbattere fino al 99% la presenza di virus e di agenti inquinanti nelle aule, se ben utilizzati. Questo abbiamo fatto nel comune di Montecalvo in Foglia, così come abbiamo fatto in tanti altri comuni marchigiani, senza distinzione tra piccoli e grandi comuni, tra comuni della costa e comuni dell'entroterra. L'iniziativa testimonia l'interesse dell'amministrazione regionale anche verso i territori più piccoli e decentrati, che meritano maggiore attenzione e pari opportunità rispetto ai centri più grandi. In questo periodo di Covid, avere la possibilità di un riciclo costante della reazione delle aule è una cosa importantissima e questo bando ci ha permesso proprio di realizzare questo, perché un piccolo comune, specialmente come il nostro, non sarebbe mai riuscito con le finanze del bilancio comunale a realizzare questo intervento. Il finanziamento che abbiamo ottenuto ammonta a 92.000 euro e ha permesso l'installazione di 5 macchine di impianto di ventilazione nella scuola primaria di Borgo Massano, mettendo così in condizioni favorevoli le lezioni di 80 bambini e l'installazione di altre 18 macchine nella sede centrale Calanciarino, sempre di Montecalvo in Foglia, che permette una reazione di 18 aule, favorendo la giornata di 330 alunni. Ci aiuta a condurre delle lezioni sicuramente in modo più confortevole. L'anno scorso sono state seguite le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, no? Fra le quali anche la reazione costante dei locali e quindi delle strutture scolastiche. Chiaramente lo abbiamo fatto con l'apertura delle finestre nel modo più naturale possibile, più immediato possibile. L'installazione di questi impianti di ventilazione permette di svolgere le lezioni sicuramente con maggiore benessere, ma anche con maggiore sicurezza.